chiamo Amani, ho 27 anni, abito a Bassano del Grappa, ho una bambina di 4 anni, sono una normalissima ragazza che ha vissuto una vita tranquilla fino ai 16 anni, che si è innamorata per la prima volta a 14 e ad oggi vive una vita serena dopo aver combattuto comunque le mie battaglie. Quando avevo 16 anni sono stata portata in Siria perché avevo un problema nel passaporto e dovevo essere assunta in una cartolibreria. Mia madre mi disse all'epoca: bene, andiamo in Siria, sistemiamo questo problema e poi torniamo in Italia. E io credevo di partire appunto per questo viaggio di piacere, invece poi quel viaggio si è trasformato nel viaggio del non ritorno, dove mi sono fermata per 399 giorni e dove avrei dovuto sposare un cugino di 10 anni più grande di me. In quel periodo, quando ero in Siria, io ero una testa calda, ero una testarda e più dicevo a tutti i miei parenti che non mi sarei mai sposata, che non avrei mai accettato quella vita, più loro me la facevano pagare. E purtroppo farla pagare significa metterti le mani addosso. Ma a me non faceva male. Hanno provato a togliermi tutto, ma nonostante ci avessero provato in modo molto insistente, io non mi sono mai abbassata. Io non mi sarei mai sottomessa, perché che vita è? Fare la vita che gli altri ti impongono, non l'avrei mai accettato. Io sono riuscita a tornare in Italia perché un cugino di mio padre, quando ha saputo le violenze che stavo subendo in Siria, per lui era inaccettabile. Lui era un professore di università e diceva: caspita, io che ho avuto la fortuna di conoscere cosa è giusto e cosa è sbagliato, non posso permettermi che tu viva una situazione simile. Ha cercato di convincere mio padre per far sì che io tornassi e così è stato. Dopo appunto questi 399 giorni, mio padre mi disse: prepara le valigie, ti porto in aeroporto e ti rimando in Italia. E una volta tornata qui in Italia, per me risciogliermi i capelli, non portare più il velo, non portare più quegli abiti, sono tutte cose che sono venute gradualmente, quindi inizialmente non è stato per niente facile. È vero, ho vissuto anche molti momenti di sofferenza, ma la Siria è anche la parte femminile delle mie cugine, la complicità che ho vissuto con loro. La Siria sono quei campi immensi di papaveri, di fiocchi di cotone. La Siria inevitabilmente ti rimane nel cuore. Io non avrei mai potuto intitolare la mia storia con un titolo dispregiativo, perché quando penso a Siria penso a tutte le volte che sono stata bene ed è per questo che ho voluto intitolare una parte della mia vita Siria Mon Amour. Io la prima cosa che ho fatto quando sono tornata dalla Siria è stata mettermi un rossetto rosso. Per me è stato un atto di libertà assoluta. Per me sentirsi bella significa essere libera. Quando sei libera di decidere della tua propria vita, sei inevitabilmente bella. E credo che anche il fatto di potersi truccare, il fatto di potersi mettere semplicemente un rossetto, siano segni di libertà e di femminilità.